al consigliere comunale Bottone, cerchiamo di capire qualcosa, se è possibile, in questo momento politico paganese. L'opposizione, ognuno va per sé, con posizioni diverse. Nella maggioranza una serie di abbandoni al comune, molti dirigenti sono stati colpiti da malattie all'improvviso. Qualche ufficio è anche, pare, chiuso, soprattutto qualcuno tipo settore elettorale, qualcosa del genere. I servizi sociali sembra che siano bloccati. Che succede? Cosa non succederà? Io non lo so, cosa c'è. Ci dobbiamo aspettare da questa amministrazione. Effettivamente tutto quello che tu hai raccontato è realtà, è concreto. Diciamo, la cosa più grave è che gli uffici sono fermi, non ci sono i responsabili, stanno facendo decreti su decreti, cambiano ordinamenti per quanto riguarda il funzionamento degli uffici e servizi in continuazione. Gli stessi dipendenti sono sfiduciati e questo poi ne paga le conseguenze la città che si è vista distrutta in 8 mesi di questa amministrazione, 8 mesi dove hanno concretizzato le cose più assurde per la nostra comunità e ne stiamo pagando le conseguenze come città di Pagani. Hai parlato dei servizi sociali, ebbene in 8 mesi sono stati capaci di bloccare i servizi sociali, non hanno ancora fatto la programmazione per il 2020, non sono all'altezza di far sì che si pagassero le attività messe in campo nel 2019, ma la cosa più ridicola, caro dottor De Napoli, sa qual è? È che in continuazione su tutto quello che succede loro se ne escono con oramai un'attività noiosa, dice, è colpa della passata amministrazione, quindi è colpa di Bottone, è colpa di... La loro incapacità la vogliono mascherare con questo tipo di dichiarazione. Cosa assurda, cosa stanno facendo adesso? Hanno esposto la città di Pagani ad una situazione che sa dell'incredibile, anzi si sono fatti avanti per poter ospitare sulla città di Pagani un sito di compostaggio. A proposito, su questo c'è una diatriba, ma chi l'ha voluto? Sembra nessuno, ma poi c'è qualcuno, ha fatto la domanda. Allora, chi non l'ha voluto, ti posso dire, sicuramente siamo noi, perché io come componente eletto Salvatore Bottone in qualità di sindaco di Pagani all'interno dell'ente d'ambito, oggi loro stanno rivestendo un ruolo che era del sottoscritto, io non parliamo ho mai... del impianto di compostaggio, giusto? Sì, l'impianto di compostaggio per i rifiuti organici. Allora, chi l'ha fatto, Salvatore? L'hanno fatto loro. Adesso stanno... Loro chi? L'attuale amministrazione, l'amministrazione che non è legittimata a governare, hanno fatto anche questo. Ecco, negli atti di indirizzo loro hanno votato la nascita di un sito di compostaggio e adesso Fratelli d'Italia, Grande Pagani e qualcun altro se ne escono, noi non lo vogliamo, noi non ne sapevamo niente, non sanno nemmeno quello che votano. Ancora di più, il signor Gambino ne ha fatto richiesta all'ente d'ambito di poter posizionare nella nostra comunità appunto questo sito di compostaggio. Oggi se ne escono dicendo no, non ne sappiamo niente, non lo vogliamo. Allora qui una cosa è certa, è che questi signori che non sono legittimati a governare la città di Pagani vogliono prendere delle decisioni importanti per la vita dei cittadini paganesi. Allora non glielo dobbiamo più consentire, bisogna mettere un freno a questa attività, a questa disamministrare Pagani, a questi scellerati. Su tutto non c'è possibilità che questi facciano un passo e lo fanno bene. Ah, una cosa sì, quello che stanno facendo è perché poi devono pagare i debiti elettorali, devono premiare qualcuno, stanno facendo il PUC. E allora occhi aperti, cittadini paganesi o imprenditori paganesi o qualcun altro, occhi aperti su questa attività che stanno mettendo in campo nel chiuso delle loro stanze per poter ancora di più mettere le mani sulla città.